Oggi voglio raccontarvi la storia di Stefano, che è qui con me. Ciao, buongiorno Stefano. Ciao, grazie. Che è una storia di sofferenza, ma anche di gioia, una storia di malattia lunga, difficile, di lotta. Sì. E dopo 22 mesi si può dire che tu ormai sei uscito da questo tumore. Sì. Vuoi raccontarci cosa è successo? Il momento più difficile e il momento anche più felice. Il momento più difficile è stato quando sono stato portato in area rossa. Quando è stato? Quando è stato sabato 17 aprile del 2021. Pensavo dentro di me, basta, non ce la faccio più, non sopporto più questa sofferenza. Quanti mesi era che ti stavi curando il tumore? Primo febbraio 2020 feci la biopsia ascellare. Dopodiché 2-3 giorni dopo mi chiamarono dall'ematologia per dirmi l'esito. È un linfoma follicolare, c'è un tumore al sangue. Un tumore del sangue che colpisce i globuli bianchi, le difese. In area rossa ci sei andato quindi dopo circa un anno? Esatto. Partì un trombo dalla gamba sinistra e mi arrivò al polmone. Sì, poi c'è stato anche un momento felice però. Sì, sì, sì. Ma i miei momenti felici sono stati sempre nella mia testa, nel pensare sempre alle mie figlie. Dovevo vincere anche per loro, insomma. E poi il 30 ultimo scorso, settembre, quando entrai in quell'ambulatorio che per me era sempre un oggi che notizie avrò. Erano sempre quelle più brutte che quelle belle, e invece ho avuto le due notizie, che sia la TAC e la PET hanno dato risultati molto soddisfacenti sulla regressione della malattia. Però siccome il protocollo prevede che ci sia un periodo di mantenimento, cioè di 2 anni, una volta ogni 2 mesi farò questa terapia, la chiamo terapia anche se non mi piace chiamarla chemioterapia. Paradossalmente sono io adesso che darò la caccia a quel che resta del tumore, perciò io ho vinto una battaglia ma voglio vincere la guerra. Tu hai raccontato la tua malattia su Facebook? Sì, ho raccontato tutte le mie visite, le mie chemio, per poter raggiungere un po' tutto. Che risposte avevi? Avevo sempre le risposte positive da tutti. Forza che ce la farai, sei una... come dire... mi viene un po', sono un po' commosso. Ho avuto, sì, la forza primaria che ho avuto è stata dalla mia famiglia prima di tutto, ma anche da tanti amici e tante amiche. Non credevo in tanta solidarietà. Ho sempre, come dire, collaborato con i medici, perché bisogna fare così, non bisogna nascondere nulla. Tu volevi dare un saluto anche a questi medici? Sì, beh, vorrei ringraziare in primis il professor Trentin, poi il dottor Stefano Pravato, che praticamente è il mio punto di riferimento e lo sarà ancora nel proseguo delle cure, il dottor Visentin, tutte le dottoresse, ma quelle che voglio dare un abbraccio veramente affettuoso sono tutte le infermiere del Day Hospital e del reparto di ematologia quando sono stato ricoverato. Faccio parte della società Ad una Volley Woman e loro mi sono stati vicini tantissimo. Anche qui ringrazio tutti gli amici del calcio amatori Villatora che mi sono stati vicini, mi hanno sempre dato forza, insomma. Non sono mai stato solo, ecco, questa è una frase che ci tengo a dire. Ma che cosa ti ha insegnato questa esperienza difficile? Questa, diciamo, uscita dalla malattia mi ha rafforzato quello che è il mio pensiero, di godersi le cose che si hanno, di godersi le cose della vita e di ringraziare ogni giorno quando ci si sveglia dal letto e dire: oh, sono ancora qua. A tutti i miei amici e le amiche che magari sono in questo momento, stanno facendo questo percorso, ricordatevi sempre che dentro siamo più forti di quello che pensiamo. Perciò non bisogna mai mollare, non bisogna mai dargli la vinta alla malattia. È un bel modo per incoraggiare tutte le persone che ci stanno ascoltando. Ciao Stefano, buongiorno mattino, grazie. Arrivederci, ciao, grazie.